1944, rivolta nel lager di Birkenau. Commenta il fatto del giorno Vittoriano Zanolli, direttore della provincia di Cremona. Oggi parliamo dell'assassinio della giornalista russa Anna Politkovskaya, una macchia sulla presidenza Putin. L'assassinio della giornalista Anna Politkovskaya non è l'unica macchia della presidenza di Putin, un'autocrazia, se non vogliamo chiamarlo regime, che ha perseguito indistintamente, spietatamente tutti i dissidenti e che poi ha violato impunemente le leggi internazionali con l'annessione della Crimea e creando rapporti di conflittualità all'interno della ex URSS con l'Ucraina e anche difficoltà a livello internazionale. Ecco, queste autocrazie, come quella della Turchia di Erdogan, sono delle minacce per la pace. Quando però a queste autocrazie si contrappongono democrazie come quella dell'America di Trump, si impone e che non cerca il dialogo, non cerca la pace, ecco che la minaccia costituita dalle autocrazie si moltiplica e diventa un fattore di instabilità per tutto il mondo e quindi una minaccia seria per la pace.